Beh, dunque, una cosa, voglio dire e voglio chiedere a te. Mi sembra di capire che l'idea di creare una rete di supporto, come giustamente hai sottolineato tu, al lavoro singolo, sia il punto vincente, e cioè un conto avere l'edicolante che da solo deve fare tutto il lavoro di ricerca degli editori, di schedatura dei libri, ricerca anche magari del giornalista che deve presentare il libro, propaganda dell'iniziativa, un conto che ha dietro una rete più o meno organizzata, in questo caso la redazione di una radio, che in parte assolve a questo lavoro attraverso le segnalazioni e quindi aiuta Certo. l'edicolante. Certo, però capisco anche che per una rivendita che voglia avvicinarsi a una presentazione non sia sempre così immediato e così facile. È chiaro che se nasce l'aiuto, non so, dell'editore che ti dice: guarda che c'è questo autore che abita nel tuo quartiere, gli sto pubblicando questo libro, Esatto. oppure sta uscendo una pubblicazione della tua città. Può interessare magari proponendola a diverse zone di una città, quando si tratta di città grandi. Insomma, questo è già un incentivo, secondo me. Se si riesce, che so, anche a ideare una sorta di formazione per chi volesse appunto avere qualche dritta su come organizzare una presentazione, su che cosa dire. Perché poi la prima volta è la più difficile, no? Bisogna rompere il ghiaccio. Se qualcuno ti dà già qualche tipo in strada un pochino, secondo me diventa molto più facile, molto più Faremo chiaro. anche questo, anche perché il tema della formazione è sicuramente un tema importante. Si parla di innovazione, quindi va con sé che si debba parlare anche di formazione. Sì, di formazione nel senso proprio di fornire quegli strumenti minimali affinché chi fino all'altro ieri ha fatto l'edicolante, possa piano piano non entrare in contatto con un oggetto assolutamente strano, ma inquadrarlo da un altro punto di vista. Perché tu, con le Certo. tue presentazioni, hai fatto questo, cioè per te il libro, la presenza del libro nell'edicola era assolutamente normale. Hai soltanto cercato di fare una piccola rotazione. E quindi guardare il libro da un altro punto di vista, dal punto di vista della possibilità di proporlo nel tuo ambiente. Allora, la tua edicola continua a fare presentazioni di libri? Com'è adesso la situazione? Al momento no, al momento siamo rimasti che Matteo è molto giovane e ha dovuto un attimo organizzarsi bene Certo. per tutto quello che era il discorso dell'attività, per cui ha accantonato il discorso delle presentazioni, però ripromettendosi di riprendere l'anno prossimo. Io ho Certo. dato la disponibilità, ovviamente, dove necessario a organizzare, insomma, almeno le prime volte, a stradarlo un po' e poi dopo, insomma, vediamo. Io sono disponibile anche pur se ritirata, vita privata, ecco. Beh, nel tuo caso non si può mai dire vita privata. No, nel senso che comunque il tuo impegno sociale, il tuo impegno per i temi culturali. Mi sembra che esca fuori ancora con molta forza. Ma sì, è una cosa, come ti dico, ci sono poi 14 anni di esperienze che non si possono dimenticare, così come non ho dimenticato del resto tutti quelli che sono state le esperienze professionali precedenti, cioè ognuna è servita a fare di me quella che sono oggi e quindi con una serie di professionalità, di capacità che posso mettere al servizio non so, di un'associazione di volontariato piuttosto che stare lì a coltivare rose, basta, insomma. Bene, senti, i contatti con le tue ex colleghe come vanno? Boh, ne cito una a caso. No, no, lasciamo perdere, dopo si sente chiamata.
Allora, uno a caso con la Vannucchi ci siamo trovate, che non è tanto. Sono andata Ecco, a lo trovare. sospettavo. La sono andata a trovare in edicola proprio sabato scorso, quindi la controllavo se andava tutto bene, insomma. Ciao Francesca. Sono lì tutte lì con un occhio alle ferie, che oramai sono vicine ma lontane, però arriveranno anche Va bene, allora io ti per ringrazio loro. di questa chiacchierata, spero di riaverti presto perché tra l'altro appunto avremo bisogno della tua consulenza, del tuo sguardo esterno ma non troppo, che ci consente appunto sempre di avere un occhio critico sulle cose che facciamo. Torneremo quindi a disturbarti, te lo Volentieri, preannuncio. tanto sono qua un po' uccel di bosco, devo dire che non sono molto in casa, però quando ci sono, volentieri. Sappilo. Bene, Ciao, no, buon fine grazie a settimana. te, Fabio. Ciao, ciao. Grazie a te. Ciao. Ciao, saluto a tutti. Ciao, ciao, buon lavoro. Bene, allora di nuovo in studio, qui dai microfoni di Radio Rete Edicole. Noi chiudiamo qui questa giornata di programmazione molto intensa, anche se un po' diversa dal solito. Abbiamo avuto nella prima parte della giornata l'intervento di Paola Gaglianone, giornalista Rai da tempo nel mondo editoriale e soprattutto è stata la presidente del sistema bibliotecario di Roma, che diventerà in qualche modo un partner degli edicolanti grazie al progetto Reti d'impresa della Regione Lazio che partirà tra settembre e ottobre prossimi. E poi abbiamo avuto con noi un gradito ritorno Isabella Balbo, diversamente edicolante, anzi, come lei ci ha spiegato, edicolante in pensione. Lavoratrice in pensione, per meglio dire, con la quale abbiamo parlato degli ultimi sviluppi della legge di riforma, i decreti attuativi del mondo delle edicole e soprattutto di questo piccolo ma importante contributo che lei ha dato con la presentazione dei libri, un'idea che ha avuto nella sua edicola per diversi anni e che ha fatto un po' da filo conduttore poi a questo accordo che è stato concluso con QR Poste grazie al sostegno dell'AIE, l'Associazione Italiana Editori e del Sinagi, per cui si tornerà a vendere i libri in edicola in maniera molto più potenziata e lontana, diversa rispetto a quella odierna che in qualche modo
in mano al vecchio sistema di distribuzione, un sistema autonomo che sarà supportato anche dall'informazione e dalla comunicazione. Comunque, anche di questo torneremo a parlare. Io per il momento vi saluto, chiudiamo qui questa settimana di programmazione. L'appuntamento è per lunedì. Lunedì e martedì andranno in onda alcune repliche, quindi torneremo in diretta mercoledì prossimo. Un saluto a tutti e buon weekend da Fabio Sebastiani.